Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo veramente felicissimi, straemozionati di avere con noi uno dei giocatori più forti al mondo del futsal. Abbiamo qui con noi, che mi sfiderà, Marcelinho. Ragazzi, oggi abbiamo un giocatore della nazionale italiana, capocannoniere della serie A di futsal. Meglio di così, cosa si può dire? Sì, sicuramente parla anche un po' il palmares per Marcelinho. Due campionati serie A vinti, una Supercoppa, una Coppa Italia. E quindi non c'è niente da dire, oggi il livello è altissimo. Facciamo pure venire dentro Marcelinho nella nostra inquadratura. Vieni pure Marcelinho. È un onore per noi averti con noi come ospite, siamo super emozionati, super carichi. Allora adesso sfiderai Fabio. Come ti senti alla vigilia di questa sfida? Tra l'altro ieri hai giocato, quindi come sei messo? No, il piacere è anche mio, però come vi ho detto, no, ho quasi 34 anni, né? Ci metto un po' per riscaldare, però vabbè, ci sta e speriamo di almeno fare la bella figura, no? Sennò quelli diranno, ma chi è questo? Però l'importante è stare qua a fare parte del vostro programma e è un piacere mio, come vi ho detto. Una cosa che volevo chiederti, secondo te per arrivare proprio ai massimi livelli del futsal, cosa serve principalmente? Chiedo a un giocatore che ci è arrivato. Allora, per me servono un po' di tante cose. Ok. Alimentazione, riposo, palestra, allenamento, più importante di tutto la mentalità. Se tu non hai la mentalità vincente, l'autostima in se stesso, non giocherai bene da nessuna parte. Per me non importarti con le cose che dicono gli altri. Magari ti fidi in te stesso, allenati, metterti un obiettivo, sia per le stagioni, a corto periodo, un anno, tre anni, in cinque anni, e ogni anno, ogni giorno lavorare per quello. Magari voglio vincere un scudetto, mettere l'obiettivo e non mollare. Secondo me allenare più di tutti, capito? Più di tutti, perché arrivi ad un certo livello che è quello che fa la differenza. Perché alla fine in Serie A sono tutti bravi. Certo. Però la differenza sono le decisioni importanti, magari una finale, una partita importante. Lì fa la differenza la mentalità, quello è più importante. Detto questo, io andrei a introdurre anche colui che sarà in porta in questa sfida. Abbiamo l'onore di avere ancora una volta Tommaso Bianchetti, portiere 2005, aggregato alla prima squadra, tra l'altro un portiere fortissimo. L'abbiamo visto anche nelle precedenti challenge, innanzitutto complimenti. Come ti senti quest'oggi a sfidare Fabio e Marcelinho? Marcelinho ormai l'affronto quasi tutti i giorni in allenamento, è un gran giocatore, ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno, perché comunque stando in un gruppo dove sono molti giocatori, tutti di alto livello e con molta esperienza, ti aiuta a fare quel passo in più che serve. E Fabio, l'ho avuto l'opportunità di sfidarlo nelle challenge precedenti, ora lo conosco un po' meglio, quindi vedremo cosa potrà fare, cosa riusciranno a fare tutti e due. E invece tu Marcelinho, cosa ne pensi del portiere Tommaso Bianchetti? C'è un futuro molto promettente, come ho detto prima, no? Dipende da lui a allenarsi ogni giorno e impegnarsi sempre di più, sempre provare a fare meglio dell'anno scorso. Questa stagione ho fatto questo, no? La prossima stagione devo migliorare e imparare da quello che hanno più esperienza, tipo magari vedi un portiere che ha più esperienza, vedere video, allenarsi, sempre allenare di più. Ci sarà un grandissimo giocatore, il promettentissimo Anthony Isgro. Vieni pure Anthony. Allora, ci saranno, come abbiamo visto anche nelle altre sfide, 5 rigori, 5 tiri liberi, 5 stop e tiro e infine un 1 contro 1, al meglio dei due. Vai Anthony, cosa ne pensi alla vigilia di questa sfida? Prima sfida, rigori. Sarà una bella sfida, però la vedo difficile per Fabio. Però, ripeto, l'importante è partecipare in questo caso. Quando volete ragazzi, pronto ad andare, Fabio Di Mauro che guarda il portiere. Guarda il mancino e para subito e questo sicuramente non fa bene. E prima tra l'altro non è neanche parato. Perché prima Fabio nella sfida con Anthony era stato neutralizzato praticamente dal palo. Ora in più c'è l'angolo giusto. Adesso vediamo Marcelinho. Lo spiazza e fa 1-0. Facile. Ora ragazzi, secondo rigore. Sto pronto Fabio. E adesso anche la fortuna non gioca a favore del numero 11, incrocio dei pali. Però Bianchetti è tutto anche questa, eh. Facile. Incrocia sempre e Bianchetti immobile, è 2-0. Adesso vediamo con un Fabio costretto a segnare. Parte ora. Adesso una bordata. E l'ha messa proprio nel lato in cui diceva anche prima Marcelinho, no? Tra la spalla e la testa, diventa difficile intervenire. Questa è impossibile prenderla perché sopra la... c'è vero sopra la spalla, quindi è impossibile. Marcelinho, 3-1. E adesso la palla scotta con Marcelinho che può chiudere ora il conto di questa sfida qualora Fabio segnasse. Pronto ad andare. Fabio molto bene qui. Una sassata. E adesso sì, Marcelinho se segna va sul 4-2. Quindi Fabio non lo può più recuperare con un gol mancante ovviamente.
Impossibile che sbaglia, vediamo. Marcelinho, palo! Impossibile che sbaglia, dacci sei numeri. Adesso Fabio può accorciare, può andare sul meno uno e sperare poi che Marcelinho sbagli anche il tiro successivo. È decisivo anche questo. È decisivo, decisivo, davvero. Ecco Fabio con una bordata, un missile. Marcelinho la può chiudere però, attenzione. Marcelinho apre 5-3, quindi nulla da fare. La sfida dunque si è conclusa con la vittoria di Marcelinho per 5-3. Era anche arrivato quasi a recuperare Fabio, però Marcelinho tira davvero benissimo. Allora ragazzi, come siete trovati in questi 5 rigori? Visto comunque Marcelinho sempre molto tranquillo, so che conoscevi molto bene anche il portiere in questo caso. No, ho preferito più piazzare la palla, no? Cioè che la forza. Di Mauro ha calciato benissimo, con la forza alto pure, però è stato bravo Tommy anche a parare i 6 rigori. Quindi. Sì, in questo caso comunque ho visto, lui tende a calciare di potenza, si vede molto, si sente più sicuro evidentemente a calciare in questo modo. Te cosa ne pensi di questo modo di calciare il rigore? No, e questo per me è l'ideale, cioè secondo me in partita se devo calciare un rigore calcerei come ha calciato lui. Cioè ho calciato così adesso, diciamo per la challenge, ma così è l'ideale in partita, alto, forte e se il portiere pare deve essere molto forte e coraggioso pure. Perché è una bomba. Cioè alla fine ci sono stati dei tiri dove proprio dicevi tu prima, no? Che magari lo spazio tra spalla e testa diventa quello più difficile per intervenire per il portiere. Quindi forse quello è proprio l'angolo cieco, diciamo, per un portiere di futsal. Quello palla a testa che comunque è inarrivabile, è un riflesso incredibile, pariaccio, perché comunque è una cosa imprendibile. Poi se viene calciato anche in maniera forte e decisa non puoi prenderlo, a meno che non hai un riflesso incredibile e riesci a toglierlo. E allora noi adesso andiamo a vedere come se la caveranno i ragazzi con la seconda sfida con i tiri liberi. Andiamo a vedere. Tutto pronto quindi per la seconda challenge, la seconda sfida, parte Fabio ancora una volta. E allora vai Fabio. Malissimo. È andato molto sotto in questo caso e anche molto lontano. Lui comunque mi sembra che non cambi molto tecnica da rigore a tiro libero. Calcia sempre forte, cerca molto sia appunto la potenza e poi spera magari che si crei lo spazio giusto per battere il portiere. Sì, sì. Vediamo anche qual è la tecnica di Marcelinho. Rincorsa lunghissima. Marcelinho, guarda Bianchetti. Bel riflesso, arriva anche a coprire l'angolino. È un errore a testa quindi. E si va alla seconda serie. In tiri liberi. Fabio! Questa volta avanza. Ecco, è uscito. Sì, sì, va alterna. In corsa lunghissima. Noi abbiamo visto in precedenza. Mamma. E qui anche fortunato. La palla rimbalza sulla schiena di Bianchetti e finisce in porta. Sì, però comunque ha calciato bene, adesso al di là magari del fatto che sia stato sfortunatissimo Bianchetti in questo caso, chiaramente sì, non si sì, può dire. L'ha angolata bene, ha preso il palo poi. Esatto, totalmente incolpevole, capita. Assolutamente. La fortuna ti ha aiutato. Sono pronto Fabio, andare al terzo tiro libero, vale portiere. Dove andare? Bianchetti para, ancora una volta, adesso sicuramente più in fiducia rispetto a prima anche Bianchetti che conosce un po' meglio Fabio. Con l'espressione di Fabio ha detto palesemente sto facendo fatica ad angolare il tiro. Tutta la qualità. Sì, tipologia di tiro diversa in questo caso. Ha alzato il pallone. Sì, sì, so, forse... di piazza ma forte. Sì. Fabio! Adesso trova la rete che dà un barlume di speranza al numero 11. Però ora Marcelinho la può chiudere sul 3-1. E vediamo se ci riuscirà. Marcelinho! Ha segnato il gol fuori. Dai, dentro, dentro. Sempre nell'angolino. Sempre nell'angolino. E la seconda sfida si chiude sul 3-1 per Marcelinho. Allora io più che altro voglio chiedere, di solito anche per quanto riguarda i tiri liberi, quanti se ne segnano anche magari un po' in percentuale su 10 tiri, di solito quanti tiri liberi segni? Io cioè non ci ho preciso un percentuale, però diciamo che quello più importante in carriera mia ho fatto, che era in finale scudetto, che era contro Mamarella, cioè l'emozione unica, cioè lì neanche senti i tifosi, non senti niente, incredibile, cioè ti passano mille cose in testa e
Tommy, invece magari per te tiri liberi, che tecnica adotti per capire se andare avanti oppure magari stare un po' più fermo dietro? Dipende dalle caratteristiche del giocatore, come ho detto prima. Se è un giocatore che tira tendenzialmente molto più di potenza, tendo a restare in porta perché comunque c'è più tempo per capire dove va la palla. Invece se vado avanti magari tira fortissimo e non riesco neanche a prenderla, oppure mi prende nel frattempo pietra. E quindi è questo. Allora noi adesso andiamo con la terza sfida, ora stop e tiro, altri 5 tiri, andiamo a vedere come se la caveranno, andiamo. Vediamo se Fabio riuscirà a vincerne almeno una. Allora tutto pronto per questa sfida, tra l'altro non l'abbiamo ancora detto, due mancini, poi chiaramente si è visto nella sfida, quindi adesso si partirà, entrambi penso tireranno dalla stessa posizione, a differenza di quanto accaduto con Anthony. Tira proprio con una scioltezza incredibile, è come se sapesse già dov'è lo spazio giusto. Ha provato un po' ad emulare il tiro di Marcelinho, però non ha calciato bene, ha cambiato anche un po' tipologia di tiro in questo caso Fabio. Cambio lato voluto? Tiri con il destro? Attenzione. È la strozza! Sì, bella anche questa scena, sì. Apprezziamo chiaramente così da parte di Marcelinho, comunque è un giocatore come Fabio. Chiaramente sta prendendo questo sport. Vai. E qua ha calciato anche forte. Luca Bianchetti. Tirato molto bene. Posso dire che se ne è ancora lo stopper un po' corto però? Sì. Palo col destro! Spacca del palo. Adesso Fabio può pareggiare e protrarre la sfida. Se Fabio sbaglia, è vinto te. Allora Fabio non può sbagliare. Fallo fa. Questo penso sia il gol più bello che oggi Fabio abbia fatto. Stoppa anche in questo caso bello. Adesso oltranza. Oltranza. Adesso qui una parata spettacolare di Bianchetti. Ora Fabio può riaprire tutto, può riaprire tutto. Potrebbe vincere la sfida con questo gol Fabio. Incredibile, attenzione. La stoppa bene, bella parata, tiro potentissimo, un po' a mezza altezza, questo forse favorisce un po' l'intervento. Allora sfida che si conclude in pareggio, finiamo qui, ma c'è da dire, avete tirato entrambi benissimo, due tecniche di tiro diverse, un parere magari sulla tecnica di tiro di Fabio? E stavo dicendo a lui è uno che calcia molto forte, un consiglio che ha dato pure lì in mezzo ai tiri, di prendere più distanza dal pallone, che così riesce a usare la gamba più alta e prendere più forza, perché lui calcia forte, a prescindere di come solle il pallone. Quando più distanza lo prendi, più forte sarà il tiro. Poi alla fine si è fatto tutti i bel gol, pure Tommy ha parato una bella... Bravo. Per me il pareggio è giusto, giusto. Direi che siamo 3-1, andiamo a vedere l'ultima sfida. Sì. Fabio per accorciare sul 3-2. Ma sono curioso. L'uno contro uno, Marcelinho contro Fabio, la sfida più attesa. Adesso vediamo come si comporterà, ovviamente i pronostici sono tutti in favore di Marcelinho, ma vediamo se riuscirà ad accorciare le distanze e portarsi sul 3-2. Andiamo all'ultima sfida? Andiamo a vedere l'ultima sfida. Si gira per correttezza. Attenzione, subito uno contro uno Marcelinho! Subito impegnato Bianchetti, molto reattivo. Subito con la segnale. Fabio tra l'altro viene da due sfide in cui di uno contro uno li perde tipo nel giro di 5 minuti. Adesso vediamo. Anche un sorrisetto praticamente a rispondermi, ho visto. Contro uno, vediamo. Marcelinho copre il mancino. Scuscia via bene. Fabio, non gli fare troppe finte che poi ti fa male. Subito uno contro uno per Fabio. Gli chiude anche il destro, Marcelinho. Finta al tiro. Poi Fabio comunque in questo caso la recupera. Sguscia via Fabio, tiro di potenza! Palla che termina sul fondo. Bel guizzo da parte di Fabio in questo caso. Trova il mancino. Palla adesso a Marcelinho. Rolli che si invertono. Cerca il destro, poi il mancino, Marcelinho. Fase un attimo di attesa adesso, però siamo nei pressi della porta. Fase un attimo di attesa, poi la conclusione con il destro, palla fuori. Fabio in questo caso comunque è bravo a coprire. Sì, comunque è partita anche in un certo equilibrio. Di nuovo Fabio a difendere, che dà sempre questo metro per arrivare alla conclusione. Non accorcia molto,
Un po' come era successo anche nella tua sfida, no, Anthony? Cosa ne pensi in questa fase di attesa da parte di Fabio? Il segno punta diverso da me, lui punta più veloce, quindi è più difficile per Fabio. Fabio, scusa, via, va sul destro! Ancora un bel guizzo da parte di Fabio. Però vedo proprio una differenza nei modi di difendere tra Fabio e Marcelino, anche in questo caso un po' come dicevo per te. Vedo sempre Marcelino accorcia un po' di più Fabio, sì. Fabio lascia più spazio, però ci sono anche pochi metri dietro, quindi lasciare così tanto spazio come stai facendo anche adesso secondo me può essere veramente letale. Di spalle è un problema. Infatti sguscia via Marcelino, che poi forse sbaglia la cosa più facile. Fabio mette giù, serve anche un po' lontano per magari prendere un po' di velocità. Sgusciare via Fabio, bella giocata. Cerca il mancino, però fa sempre fatica ad andare lì. Allora prova il destro, ma neanche da lì riesce a passare Fabio. Palla che torna da Marcelino. Marcelino sguscia via Marcelino e trova la rete del vantaggio. Cerca e trova il mancino e da lì giocatore come lui che adesso chiama il cambio. Palla a Fabio, vediamo se riesce a costruire qualcosa. Ma dovrebbe puntare più veloce. Esatto, parte troppo statico. Così facile per difendere, guarda. Infatti la ritrova Marcelino. Lo deve stressare. Marcelino sguscia via e trova anche il raddoppio. E si chiude qui l'ultima sfida di oggi, vince, possiamo dirlo, un po' con il pronostico a favore. Marcelino 2-0, partita chiusa. Ricordiamo che ti hai giocato anche ieri. Ovviamente hai fatto assist, è mancato il gol e questo forse fa notizia. Insomma, si sentono anche un po' le fatiche di ieri, no? No, molto stanco. Poi diciamo che con quei cartellini di Dimas mi ha fatto giocare quasi tutto il tempo. Sì, allora qua ero con Anthony che diceva che forse punti un po' troppo piano, fai fatica a trovare velocità e questo magari non riesce a farti appunto trovare gli spazi giusti. Sì, più che altro secondo me è più facile in partita perché ci sono tutti i movimenti dei compagni e quindi dicevo dove andare anche rispetto a loro. Quindi farlo uno contro uno così invece è solo una sfida psicologica uno contro uno, diciamo non ci sono molto abituato ed è ovviamente molto più difficile poi farlo con un campione così. Quindi sì, è stata questa la mia difficoltà. Sì, anche un po' quello che magari dicevamo prima nell'altra sfida con Anthony, ma magari questo chiederò anche un parere a Marcelino, ma principalmente il discorso di parti troppo distante dall'avversario, gli fai prendere velocità e così magari anche a parti invertite, no? Quando punti vedi che l'avversario invece accorcia, fatica a prendere a tua volta velocità, no? Sì, sì, forse questo ci sto più attento in partita, diciamo adesso voglio anche prendere la sfida uno contro uno, nel senso che voglio vedere come mi punta e come posso fermarlo, capito? Quindi voglio anche vedere lui come si comporta senza attaccarlo subito, che poi magari è anche rischioso perché se mi salta poi ha tutto il campo, ovviamente non essendoci altri compagni. Allora Tommy, com'è stata per te subire questa sfida in uno contro uno? Ovviamente Marcelino lo vivi anche nelle giornate normali di allenamento, lo conosci già, ma è comunque imprevedibile sempre. Sì, è sempre imprevedibile come tutti i grandi giocatori. È stata una bella sfida, combattuta perché comunque hanno difeso e attaccato tutti e due molto bene. Noi ragazzi ringraziamo come sempre Olympus Roma per averci dato l'opportunità di essere stati qui oggi, ovviamente anche i nostri fantastici ospiti Marcelino, Tommaso Bianchetti e Anthony Isgro, e ringraziamo anche la Ditto Stampa di Olympus Roma Elisa Miucci. Noi ragazzi vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale, siamo quasi 100.000 iscritti, quindi iscrivetevi al nostro canale, attivate ovviamente anche la campanellina e mi raccomando per questo video incredibile lasciate tantissimi mi piace e commentate il video. Ragazzi mi raccomando non fate mancare il vostro supporto. Vi ricordiamo ovviamente di seguire anche i ragazzi sui loro social, su Instagram principalmente, quindi Marcelino, Tommaso Bianchetti e Anthony Sgrovi. Lasciamo come sempre i banner e i link in descrizione e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao.